Annali di Zarubi, libro quarto, pagina sacra, capitolo 1. Mia signora, la notizia che avete avuto il triste compito e la compassione di trasmettermi mi ha gettato in un profondo sconforto, e in un primo momento, mentre ancora leggevo le prime righe della vostra cara lettera, in un terrore che solo la vostra gentilezza e delicatezza hanno saputo dapprima moderare e poi mutare in gratitudine e fiducia. Ora che vi scrivo con la mente un po' più serena, rifletto sull'egoismo delle mie immediate reazioni, di dolore per la perdita di un così caro amico e di paura per le conseguenze che avrebbero potuto abbattersi su di me. Veramente egoistiche reazioni al pensiero che voi ancora così giovane avete invece perduto il padre che amavate. Preso da me stesso, non avevo considerato voi e me ne vergogno. Vi sono quindi doppiamente grato per esservi così sollecitamente ricordata di me nel vostro luttuoso sconforto e vi assicuro che le preghiere che mi avete chiesto non mancheranno mai di salire al cielo, sebbene siano preghiere di un povero uomo. Signora, ho trascorso tutta la giornata a riflettere su cosa dovevo fare. Come sapete, la mia vita è ormai orientata a salvaguardare il ricordo di Zarubi, e vostro padre era colui che si faceva in qualche modo garante della mia fedeltà a questa missione. L'impegno che avevo preso di inviargli una volta l'anno un libro mi ha sostenuto anche quando la fatica, la malattia o altre evenienze mi distraevano dalla missione. La sua morte potrebbe rappresentare la morte anche di questa impresa. Sapere di avere in lui un lettore, un consigliere, un fedele alleato e trovarmi nell'improvviso privato è stato un duro colpo, un brutto risveglio. Davvero, noi uomini viviamo come se fossimo immortali, convincendoci a credere che ciò che prima o poi accade a tutti non potrà accadere a noi e alle persone che abbiamo accanto, se non in un futuro così lontano da non dover neppure essere considerato. Invece, mia nobile signora, scrivendo queste cose sono sgarbato e ingrato. Nella lettera che mi avete fatto pervenire mi avete offerto la vostra amicizia e di subentrare a vostro padre come mio confidente, come custode degli annali, così da restituirmi la vita pochi istanti dopo che l'avevo perduta. E io ancora non vi ho devotamente ringraziata. Ma comprendetemi. Sono confuso fra contrastati sentimenti di dolore, smarrimento, gratitudine e nostalgia. La vostra lettera mi ha portato così rapidamente dall'angoscia al sollievo, dallo spavento alla pace, dal dolore al conforto, da lasciarmi sfinito e ottuso. L'ho riletta più e più volte, prima di decidermi a dire ai vostri messaggeri che mi concedessero il tempo per scrivere questa risposta, che l'urgenza e il disorientamento non mi consentono di stendere in un modo migliore. Vorrei, signora, che in primo luogo riceveste la mia gratitudine insieme al mio cordoglio, entrambi tanto sinceri quanto profondi. La mia vita è ora nelle vostre mani, come lo era in quelle di vostro padre. Il mio cuore, con il vostro, è in parte sepolto dove ora giace il corpo senza vita di Tebaldo, il saggio, il trovatore, il guerriero. Questo mio scritto, che a breve partirà per raggiungervi, sarà anche il primo capitolo del quarto volume degli Annali, perché sappiate che con gratitudine e fedeltà accetto la vostra offerta di chiudere nei vostri bauli e nel giardino della vostra coscienza queste carte, fino a che altri tempi, meno feroci di questi, saranno degni e capaci di comprenderne il contenuto. Come mi scrivete, non avete ancora letto i libri che vostro padre custodiva nel segreto, ma forse, mentre vi scrivo, quel baule è già giunto fino a voi, e dopo aver letto qualche pagina dei miei eretici libri, vi siete spaventata e pentita. Ormai non importa, 20 anni fa io vi promisi fedeltà, sia pure per un innocente scherzo, e voi, come mi scrivete, mi avete atteso inutilmente per anni,
prima di rassegnarvi alla mia assenza. Ebbene, non vi dispiaccia se solo ora pago il mio debito, manifestando quella fiducia nell'affidarvi ciò che ho di più caro, non solo la mia vita, ma Zarubi stessa. So quanto eravate legata a vostro padre, perché spesso lui stesso me ne parlava, e vi ricordo quando da bambina gli venivate liberamente in braccio ed egli vi faceva sedere sul suo sgabello, proclamandovi contessa di Champagne e regina di Navarra. Non ricordo, lo confesso, quel mazzetto di margherite di cui mi parlate, forse perché la corte di Tebaldo veniva spontaneo esercitare la cortesia, forse pure per gioco o per emulazione. Sappiamo entrambi che delle vostre fantasie non ho colpa, se la colpa deriva dalla volontà, ma nonostante ciò mi sento ora debitore anche di quell'aiuto che vi aspettavate e che io mai pensai avrei dovuto darvi. Ora siete duchessa di Bretagna e forse, ve lo auguro, fra poche settimane diventerete regina di Navarra ad occupare quel trono su cui vostro padre vi faceva sedere per gioco. Io invece non sono diventato cavaliere e neppure sono più sergente del glorioso esercito di Zarubi, né legato del monastero, ma solo un umile copista e modesto miniatore. Il mio unico vanto sta nel non avere dimenticato Zarubi. E la mia unica speranza, riuscire a scriverne quanto basti perché il meno possibile vada perduto. Per il resto, non ho più moglie né figlio, entrambi morti di malattia molti anni fa, e la mia famiglia è ora tutta in un ragazzo che addestro come copista e in una ragazza copista anch'essa. I vostri messaggeri mi hanno trovato facilmente. Le indicazioni che vostro padre aveva lasciato dovevano essere molto precise. È vero che di copisti qui intorno ce n'è ben pochi. Hanno visto dove e come abito e potranno riferirvene nel dettaglio. Posso mandarvi solo un piccolo dono, una pergamena, con il capolettera del vostro nome elaborato nello stile di Zarubi, come augurio che la nostra amicizia possa protrarsi e crescere. Ho pregato i vostri ambasciatori di restare con me ancora per qualche giorno, affinché possano riposare e riprendersi dalla fatica e dai disagi del viaggio. Il tempo, per fortuna, si mantiene stabile e sebbene cominci a fare freddo, ancora non minaccia di nevicare e persino la pioggia sembra non doverci visitare. Prima che riprendano la via del ritorno, avrò quindi forse modo di scrivervi un po' più distesamente, in modo che possiate conoscermi meglio, nella speranza che conoscendomi possiate consolidarvi nell'intenzione di essermi amica. Ora vi lascio per dedicarmi ai miei ospiti, che cerco di accogliere come accoglierei voi stessa, memore delle parole del Cristo che dice: chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie me.